Allora, nel libro della Genesi, capitolo 9, verso 12 e 13, il messaggio che predichiamo questa sera, e io ve lo faccio ripetere così lo memorizzate, il segno o il sigillo, il segno. Allora, dite, segno o sigillo, e poi vi spiego che cos'è il segno e il sigillo. Leggiamo questo punto così già abbiamo un'idea. Dio disse a Noè, ecco il segno del patto che io faccio tra me e voi e tutti gli esseri viventi che sono con voi per tutte le generazioni future. Verso 13, io pongo il mio arco nella nuvola e servirà di segno del patto fra me e la terra. Sedetevi. Allora, il segno. Dio, dopo il diluvio, dopo che c'è stato il diluvio universale, cioè ai tempi di Noè, ha fatto questo patto con Noè e con tutte le generazioni: io non distruggo più la terra e vi do questo segno. Qual era il segno? Voi quando c'è la tempesta e smette di piovere, voi vedete quell'arcobaleno. Quanti colori ha quell'arcobaleno? Arcobaleno. Quello è un segno di Dio. Quando voi lo vedete, vi ricordate che io ho fatto un patto: io non distruggo più la terra come l'ho fatto ai tempi di Noè. Voi vi ricordate e pensate che sempre in tutto il mondo vengono questo, ed è scritto nella parola di Dio, il segno del patto. Io sono con voi per tutte le generazioni, dice il Signore, future e presenti. Io pongo il mio arco nella nuvola e servirà di segno. Dio è un Dio di patto, non è come noi, a volte variabili. Un po' a volte siamo nel cielo e un altro giorno siamo sottoterra e non manteniamo la parola. Dio mantiene le promesse, le parole, e quando lui fa un patto lo mantiene, per cui lui viene chiamato Dio del patto. Gloria a Dio. Noi dobbiamo assomigliare al Signore. Assomigliare a Gesù vuol dire nelle caratteristiche, non è fisicamente, perché Dio nessuno l'ha visto, se ha il naso, se ha la bocca, se ha gli occhi, ma nella sua essenza, nelle sue caratteristiche. Noi dobbiamo, siccome Dio è amore, dice Giovanni, noi dobbiamo avere amore. Dio è pace, noi dobbiamo essere uomini e donne di pace, non di guerra. Dio è vita e noi dobbiamo manifestare la vita dello Spirito. Dio è guarigione e noi dobbiamo essere quelli che vanno nel nome di Gesù e cacciano ogni male e tolgono ogni legame che Satana segna nelle menti. Allora, questo è un segno. Ovviamente, quando un re, e poi ne vediamo alcuni, quando un re doveva mandare una lettera a un altro re, a un'altra nazione, avevano questo sigillo, perché parliamo del segno del sigillo, nell'anello avevano un timbro che voleva dire: io metto il mio segno, lo metto il mio sigillo, l'ho mandato io. Questa è una notizia che ti dà direttamente il re a te, nazione, a te uomo. Avveniva proprio così. E voglio, prima di dare ancora dei commenti, dirvi delle cose che sono simili, che chiariscono. Per esempio, in
Esodo 3, 12. Esodo 3, 12 dice: e Dio disse: va, perché io sarò con te. Lo dice a Mosè, che Dio lo ha chiamato per mandarlo in Egitto. Va, perché io sarò con te. Mosè, vai, questo sarà il segno che sono io che ti mando, gli dice a Mosè. Quando avrai fatto uscire il popolo dall'Egitto, voi servirete Dio su questo monte. Poi sono seguiti miracoli. Vai. Non è un uomo, non è un personaggio, non è un capo di Stato. Sono io che ti mando, io sono l'Io sono quello che sono. E noi sappiamo che quando si è presentato a Faraone, Mosè, questo uomo era duro più di una pietra, e non voleva lasciare il popolo di Israele. Ma Dio ha messo autorità in Mosè, e perché lui dipendeva e faceva quello che Dio diceva. Andrai e io lo piegherò, questo uomo duro, con 10 piaghe che voi sapete, e lo piegò fino a dire: prendi questa gente, lasciate l'Egitto, perché sennò è la fine dell'Egitto. Perché chi si mette contro Dio ci perde la vita, e Faraone ha rischiato questo. Intanto gli è morto pure il figlio per la sua durezza. E così anche tanti soldati sono morti nelle acque, che lui a tutti i costi si era intestardito di voler ancora prendere Israele e riportarlo ancora alla schiavitù. E siccome chi tocca il popolo di Dio tocca Dio stesso. Allora dice Dio a Mosè: vai, perché io sarò con te. Questo sarà un segno. Lo vedranno dai miracoli della potenza, non vedranno parole, vedranno potere di Dio. E così è successo. Anche la regina Ester, se voi leggete in Ester 3:10, ve lo potete leggere a casa, dice che gli fu dato pure a lei come regina questo anello, perché aveva autorità di firmare le lettere, la corrispondenza e di decidere delle cose. E perciò ha deciso pure lei contro un uomo malvagio che odiava Israele, Aman si chiamava, Aman. Adesso leggiamo un altro punto che conferma questo, Esodo 13:9, Esodo 13:9 dice: ci sarà per te come un segno sulla tua mano. Sentite questo punto. Allora, Esodo 13:9, ci sarà per te come un segno sulla tua mano, come un ricordo fra i tuoi occhi, affinché la legge del Signore sia nella tua bocca, poiché il Signore ti ha fatto uscire dall'Egitto con mano potente. Io ho messo un segno nelle tue mani, nella tua bocca. E quando parlano i profeti di Dio e gli uomini unti di Dio, ricordatevi che allora, quando un profeta si alzava in piedi e diceva così dice il Signore, tremavano i re, tremavano i popoli. Perché Dio non dice le paroline che fanno certi falsi profeti: tu avrai oro, tu avrai case, tu avrai Ferrari, tu hai... mai un giudizio, mai una riprensione. Questi sono falsi profeti, falsi cristi e falsi profeti, che dicono tutte cose belle, mielate, dolci, ma sono ingannatori. Amen. È vero. Il Signore ci dà sì le consolazioni, ma ci dà pure le esortazioni. Se una mamma
dice che va tutto bene la figlia o il figlio, anche quando gli sputa in faccia, gli dice parolacce e alza le mani, va tutto bene, non va tutto bene. Figli ribelli e disubbidienti, che il Signore abbia pietà e misericordia. Ma tante volte le mamme, e ve lo ripeto, i genitori e i padri hanno perso l'autorità e non li hanno corretti, e poi si trovano dei figli selvaggi, non dei figli umili e mansi, dei figli senza regole. Dai le regole ai tuoi figli con amore, ma dagli le regole. Un giorno, dice la parola di Dio, non io, correggi tuo figlio quando è giovane, inculca la parola, perché quando sarà grande si ricorderà della Chiesa Europea, degli insegnamenti, le prediche, si ricorderà. Non ti perdere l'anima, anche se non hanno voi, ma portale ai piedi del Signore, prega, intercedi, Dio ti dà vittoria e te li farà vedere buttati ai piedi e saranno servi e serve di Dio. E se io sono qui, lo devo a mia mamma, perché ha pregato in ginocchio per me e ha detto: io ho 10 figli, Signore, uno vorrei che diventa un tuo servo. E quando io sono stato ordinato pastore, mia mamma era che piangeva, non era in questa chiesa, no, piangeva, e io ho detto: mamma, ma non devo piangere. Ha detto: io non piango per la disperazione, io piango che dopo tanti anni il Signore mi ha ascoltato e oggi vedo che il Signore ha esaudito la preghiera che io facevo in silenzio. Uno dei miei figli, voglio un servo. Amen. Gloria a Dio. Allora ho detto: mamma, continuo a piangere, va bene così. Mi piace, poi mi fa piangere pure a me, e va bene, è normale, siamo sensibili. Questo è bello. Hai pregato davanti al Signore: io voglio che un figlio, tante volte voglio che diventi un avvocato, un professore, un insegnante, ma che diventi un servo di Dio. Dai al Signore i tuoi figli, se non ce la fai, danno al Signore. È la cosa più bella da quando ho cominciato a predicare, perché voi vedete forse poco adesso, ma io negli anni ho visto potenza di Dio e ancora la vedrò. Amen. Quando ho visto delinquenti drogati convertiti al Signore, che erano sbandati, adesso predicano, sono pastori e hanno cominciato col mio ministero, questo mi fa venire più passione di predicare. Che io non sto facendo prediche morte o fare prediche fanno il solletico, io predico la parola di Dio che è potenza di Dio. E questa parola rompe le catene di Satana, spezza ogni legame. Nel libro dei Giudici 6:17 si parla di Gedeone. Giudici 6:17 a lui dice così, a Gedeone: a lui se ho trovato grazia agli occhi tuoi, dammi un segno, dice Gedeone, che sei proprio tu che mi parli. Il verso 20 e il verso 21, Giudici 6, dal 17 in poi fino al 21. L'angelo gli disse: prendi la carne e le focacce, versa il brodo sopra. L'angelo stese poi il suo bastone, toccò la carne e uscì il fuoco e consumò tutto. Così ci fu un'altra scrittura, sempre nel libro dei Giudici, che Gedeone, prima di andare a combattere una battaglia, chiede un segno al Signore. E sapete qual era il segno? Signore, se veramente tu mi... Ma vedete, erano uomini di Dio, ma non si muovono così alla ribaccia, vogliono conferme da Dio stesso, approvazione di Dio.
E ci vanno male quando prendiamo decisioni senza la luce, senza la guida di Dio. E allora si è messo in ginocchio. Allora questo è il primo punto. Dice che mentre lui pregava, diceva: Signore, ma veramente sei tu che mi mandi? Vuoi tu questo? E allora l'angelo di Dio ha detto: metti della carne e una focaccia, poi ci versi il brodo e ti farò vedere la mia potenza. E dice che l'angelo prese il bastone, toccò la focaccia e la carne e uscì fuoco e consumò. Dio è il fuoco consumante. Dio si è manifestato anche in Esodo 3 a Mosè tramite il pruno ardente. Dunque Dio ha confermato: vai Gedeone, come te lo devo dire? E anche nell'altra occasione cosa ha fatto Gedeone? Ha preso un panno e ha coperto la terra, un pezzo di terreno, e ha detto: Signore, questa notte fa sì che piove e che non si bagna questo panno che io ho messo. Allora confermo che sei tu che mi hai mandato. E così è successo. E poi ha fatto all'incontrario. Vedete, sono piccolezze. Anche il servo di Abramo ha chiesto: Signore, che brutto incarico che mi ha dato il mio padrone, quello di andare a trovare una fidanzata per Isacco, ma una grande responsabilità, che se poi va male mi prende a bastonate, in modo un commento mio, ironicamente. Signore, ma io cosa devo fare? Lui mi ha dato, e si eseguivano. Una volta era così, adesso è tutta una Babilonia. Comunque lui cosa fa? Prega, digiuna, prega, Signore, è un compito troppo grande, ma tu mi puoi guidare. Quando io arrivo al pozzo, che le donne non davano retta agli uomini, se non si potevano, non c'era comunicazione, specialmente se veniva da un'altra nazione. E allora lui ha detto: fa sì che quando io sono lì al pozzo, sia la donna, le ragazze che mi chiedono a me, allora io capisco che è da parte tua. E quella fu la donna che poi sposò Isacco. Non avete letto queste cose? Sì, sì. C'è scritto, io non vi dico cose strane. Dunque sono segni, ma che Dio li ha dati. Possono sembrare cose bambinesche, il panno, si bagna, non si bagna, che la donna mi dia l'acqua, fratelli e sorelle, ma Gesù ci vuole come piccoli fanciulli, non vuole scienziati, vuole gente semplice, perché Gesù ha detto: se voi non diventate come i piccoli, non entrerete nel regno dei cieli. Dunque piccolezze, vado per finire, c'ho qualche punto, tre punti e ho finito. In Isaia 7:11 stiamo parlando di che cosa? Segni e sigilli. Isaia 7:11: chiedi un segno al Signore, chiedi un segno al Signore tuo Dio, chiedilo giù e sottoterra, oppure nei luoghi eccelsi, alti. Chiedi un segno al Signore, chiedilo giù, sottoterra, chiedilo nei luoghi, ma chiedi un segno al Signore. Lo dice il pastore Natale o la parola di Dio? La parola di Dio. E quanti di noi hanno chiesto dei segni al Signore? Signore, devo prendere questo lavoro, devo cambiare casa, mi voglio spostare in un'altra nazione. Quando facciamo spostamenti senza la guida di Dio ci va tutto male. Un pastore era senza lavoro da tanti anni, me lo ricordo, un mio amico, e gli hanno proposto di fare un lavoro. Lui era esperto in tipografia e ha detto: guarda, ci sarebbe un lavoro. Lui era già 2 anni che non lavorava. Se vuoi lavorare puoi stampare giornali pornografici, tu lavorerai giorno e notte, e gli davano un bel compenso. E lui mi ha detto: Natale, io avevo bisogno, ma ho detto: voglio ubbidire al Signore. Ho detto: no, questo lavoro dove
le donne vengono usate come merce da vendere? No, non lo voglio fare, perché la donna ha dignità e deve mantenere la dignità di donna. E io non voglio essere complice che stampano queste cose negative contro la parola di Dio. E pensate che dopo una settimana, questo me lo ricordo, ha trovato un lavoro che era veramente un lavoro che lui cercava, che un lavoro bello, che guadagnava più di quei giornali pornografici. Lui ha detto: io in questo posto non ci metto piede. Aveva bisogno di soldi, come vi ho detto. In Matteo 24:30 dice: allora apparirà nel cielo il segno del figliuolo dell'uomo, e allora tutte le tribù della terra faranno cordoglio, piangeranno e verranno e vedranno, perdone, il figliuolo dell'uomo venire sulle nuvole del cielo con grande potenza e gloria. Matteo 24:30. E vedranno. Allora apparirà il segno dal cielo e vedranno il figliuolo dell'uomo che verrà, e Gesù verrà. Tanti forse pensano chissà quando. Lui verrà come un ladro di notte, quando tu meno te lo aspetti. Cammina diritto davanti al Signore. Preparati come le cinque vergini, pronte con l'olio, la fede. Non ti addormentare, perché Satana cerca di buttare il sonnifero e di mettere l'anestesia. Ma Gesù ti dice: vegliate e pregate, perché lui tornerà. La sua promessa, perché lui l'ha promessa. E un giorno verranno il segno, verranno quel segno che Gesù ha detto: io verrò, verrò nelle nuvole come un ladro di notte, quando meno te l'aspetti. E i morti in Cristo risusciteranno i primi, e noi viventi andremo ad incontrare il Signore nelle nuvole e andremo con Lui a godere l'eternità. Ma quelli che dormono, no! Amen. Dico sempre che ci sarà una grande sorpresa nel cielo. Sì, molti che noi pensavamo che erano santi, non li vedremo davanti al Signore, che sono finti, finti figliuoli di Dio. E molti che noi forse l'abbiamo sottovalutati, li vedremo davanti al Signore. Amen. Gloria a Dio. Il giudizio non appartiene a noi, appartiene al Signore, e Lui ti giudicherà. Vado a finire con queste due citazioni e poi finiamo. Giovanni 20:25 si parla di Tommaso, uno dei discepoli di Gesù. Ma egli disse, siccome lui non c'era nella riunione di preghiera, chissà dove era andato a ginocchiare. E ognuno ascolti bene quello che sto dicendo. E allora quando gli hanno detto: Tommaso, ieri sera ti sei perso qualcosa, sai che mentre le pregavamo Gesù è venuto, lui era risuscitato. E allora lui dice queste parole, che è una vergogna per un figliuolo di Dio. Sentite cosa dice, ve li leggo. Ma egli disse: se non vedo sulle sue mani il segno dei chiodi e non metto il dito nel segno dei chiodi, e se non metto la mia mano nel suo costato, non credo. Vergogna! Era un discepolo di Gesù, Allora Gesù ha detto: adesso questo qui gliele tiro io bene le orecchie. Si è presentato un'altra volta: Tommaso, vieni qui un attimino, che c'è qualcosa da dirti. Tu volevi vedere, volevi mettere tuo dito nelle mie ferite, vieni qui nel mio costato, vieni qui Tommaso.
Allora lui è caduto in ginocchio: Signore mio, Dio mio! E il Signore gli ha detto: vergognati, adesso mi dici Signore mio, Dio mio, era prima che dovevi credere. Amen. Dio non vuole cristiani d'acqua di mostre. Quando tutto va bene, poi dubitiamo della potenza di Dio. Vedete il Signore che pazienza che ha avuto, l'ha chiamato e tutti quanti. Ecco perché abbiamo di Tommaso San Piano, che non crede: se io non metto la mia mano, se io non vedo. Vogliamo assomigliare a Tommaso? No. Quando viene predicato il Vangelo, prendi la parola, prendila per te. Non dire: se non vedo non credo, perché la fede viene dall'udire la parola di Dio prima di tutti. E è impossibile piacere a Dio senza la fede, vuol dire che non sei simpatico al Signore. Finisco l'ultimo punto, ce ne sarebbero due. Il Cantico dei Cantici 8:6, Cantico dei Cantici, cantare del cantare 8:6. Mi piace questo: mettimi come un sigillo sul tuo cuore, come un sigillo sul tuo braccio, perché l'amore tuo è forte come la morte. Allora Cantico dei Cantici 8:6, ve lo rileggo. Cantico dei Cantici 8:6, mettimi come un sigillo sul tuo cuore, come un sigillo sul tuo braccio, perché l'amore tuo è forte come la morte. Fratelli e sorelle, mi emoziona questo. Quando oggi stavo preparando questo messaggio, sapete cosa significa? Prima vi parlavo del re con l'anello che sigilla. Quando tu hai accettato Gesù come personale salvatore e ti sei pentito dei tuoi peccati e hai confessato al Signore i tuoi peccati, il Signore mette il sigillo e dirà a Satana: questa è la mia proprietà e non si tocca. Mettimi come un sigillo nel tuo cuore. L'amore di Dio è più forte della morte. Chi ci può separare dall'amore di Cristo? Dice Romani 8. Sarà forse la nudità, la penuria, la fame. Nessuno ci potrà separare dal suo amore. E finisco con il libro di Daniele, capitolo 6, verso 17. Ultimo punto. Tanti sono contenti, vi finisco. Allora, Daniele 6:17, fu portata una pietra davanti alla gabbia dei leoni, fu messa all'apertura della fossa dei leoni e il re pose il suo sigillo con l'anello, per dire: è una legge che nessuno può revocare. Ovviamente noi sappiamo che Daniele ha avuto accuse, erano tutte infamie, erano tutte bugie quelle che avevano detto, per gelosia, perché le gelosie ci sono state sempre. E allora, quando Daniele fu buttato nella gabbia del leone, il re ha dovuto mettere il suo sigillo. Però vedete, Dio protegge quelli che sono suoi e li guarda. I leoni che avevano forse aperto la bocca per dire un bel bocconcino sono rimasti con la bocca che gli si girava e lo stomaco vuoto, perché Dio dice che ha mandato un angelo, leggete nella, e ha chiuso la bocca del leone. Lo volevano mangiare, ma niente si mangia, perché Satana poteva solo guardare. Ha chiuso la bocca di animali feroci. Niente, questo non si tocca. Daniele è un uomo straordinario, un uomo pieno di spirito, e questo non si tocca. Gli uomini hanno fatto una legge strana per buttarli e accusarlo, ma io lo proteggo. E così anche Giuseppe, quando uno è vicino a Dio, Satana ti attacca. Giuseppe della Bibbia, accuse, sopra accuse, addirittura l'hanno accusato di violenza carnale,
ma lui non l'aveva neanche toccata questa donna, era lei, tutta piena di demoni, di sesso, che voleva avere rapporti, lui l'ha rifiutata, si è sentito umiliato e l'ha accusato per far cadere un uomo di Dio. Ma quando un uomo è in comunione con Dio resiste a tutte le tentazioni e tutto quello che ha passato la galera, leggetevi bene, galera, ha fatto prigione, se l'erano quasi dimenticato, ma Dio non se l'era dimenticato, intanto l'ha usato per evangelizzare tutti i prigionieri e poi il Signore l'ha elevato il secondo di Faraone. Dio ci eleva quando siamo nella giustizia, nessuno ci può accusare. Vogliamo alzarci in piedi e vogliamo ringraziare il Signore. Io ti dico a te, noi forse agli occhi degli altri possiamo essere considerati fanatici, gente che non conta nulla, ma agli occhi di Dio siamo pregiati e il Signore vuole proteggere la tua vita, la tua famiglia, e il Signore vuole mettere il suo sigillo sulla tua vita per dire a Satana non si tocca. Signore, grazie per la tua parola, ti prego nel nome